Salve a tutti, sono ZombieVeste e sono qui in questo video per farvi ascoltare le radio della mappa Origins. Io le ho raccolte tutte quelle che sono riuscito a trovare e adesso ve le metto tutte qui una dopo l'altra in questo video in modo da potervele far ascoltare. Lasciate un bel mi piace e commentate qua sotto con le vostre opinioni. Io sinceramente non credo che la storia finisca qui, in quanto come abbiamo visto dal video di Samantha e Eddie ci sono ancora molti interrogativi e veramente molte cose che non quadrano. Tra virgolette, quindi vi lascio le trasmissioni audio. Da ZombieVest per ora è tutto. Fatto chiamato bastone amplificatore. Credo fermamente che questo oggetto sia indispensabile per controllare l'energia delle pietre elementali. Purtroppo i nostri scavi non ci hanno permesso di recuperare né il bastone né le pietre. Credo comunque che dovremmo continuare. Per questo ho progettato delle copie dei bastoni sulla base delle descrizioni della stanza principale. Dirò a Richtofen di cominciare immediatamente a costruirli. Le ricerche sull'elemento 115 continuano a produrre risultati inattesi. Il processo di conversione crea campi localizzati di energia che fungono da portali, facendo apparire oggetti di origine ignota. Benché assurda, la mia ipotesi è che questo trasferimento di materia avvenga in realtà attraverso lo spazio e il tempo. Credo che la risposta possa trovarsi nelle pietre runiche spezzate del tumulo. Forse canalizzare abbastanza energia dai convertitori verso la loro posizione potrebbe essere utile. Abbiamo sbloccato per caso il sigillo della stanza principale. I ripetuti tentativi di usare la forza bruta erano stati inutili e gli uomini erano stanchi e frustrati. Nel tentativo di allentare la tensione, uno dei soldati ha portato nella stanza un grammofono con un disco di un gruppo chiamato La Source Noire. Con nostro grande stupore, mentre ascoltavamo le prime note della musica, il sigillo ha iniziato ad aprirsi da solo. Non posso fare a meno di chiedermi se altre registrazioni simili possano svelare altre aree delle catacombe. Canalizzando il 115 verso le antiche pietre, si crea un campo di energia che trasporta oggetti sconosciuti nella nostra realtà. Possibile che l'elemento 115 provochi una distorsione del continuum spazio-temporale? Altrimenti, come potrebbe un'antica scatola creata nella notte dei tempi portarci armi da diverse epoche, forse anche dal nostro futuro? Servono ulteriori studi per comprendere queste forze potenti e imprevedibili. Stamattina al mio risveglio ho saputo che durante la notte si sono verificati eventi misteriosi. Gli uomini addetti all'installazione dei convertitori hanno parlato di antiche creature uscite dal tumulo. Tenderei a non crederci, ma sta di fatto che al mattino molti degli uomini erano morti o scomparsi. La voce della bambina mi chiama sempre più spesso. All'inizio diceva di essere imprigionata all'interno di un regno mitico chiamato Agartha. Adesso sostiene di essere mia figlia, anche se so che non è possibile. Sto lentamente scivolando verso la pazzia. Sequenza di epurazione avviata.